Facciamo che a 15.000 mi piace, mi porta a mangiare un ristorante. Come si mangia al ristorante di uno dei vincitori di MasterChef? Oggi andremo a provare il ristorante 1978 di Valerio Braschi, che è il vincitore di MasterChef dell'edizione 6, se non mi sbaglio. Sarà un'esperienza culinaria molto interessante, secondo me. Sono qui a Roma, quindi ho colto l'occasione per andarci. In tutto questo c'è gioia ad accompagnarmi in questa esperienza oggi. Giudicate anche l'outfit, per favore. Comunque è stato inserito nella guida Michelin 2022 quest'anno, quindi un po' di hype c'è attorno. Ta-da! È un po' riconoscibile, però è questo qua. Salve, salve, sono ben arrivati alla programmazione. Sì, sì, per le ore 13. A nome Enrico. La siamo arrivati, il posto è molto molto accogliente. È un po' piccolino, però per ristorante così penso sia una cosa normale. Allora, io e Gioia, ragazzi, abbiamo preso le tre portate a 45 euro. Questa qua invece è il menù alla carta. Oppure c'erano 10 portate che però mi sembravano eccessive. E poi abbiamo preso un secondo che prendiamo fuori da questo tris portate, che è l'astice. Al? Carry. Comunque i bicchieri sono tanta roba, perché praticamente sono bucati, come vedete, e sono fatte apposta per le dita. Ciao ragazzi, a questo punto iniziamo con il nostro benvenuto, la nostra mousse bouche. What did he say? Andiamo subito ovviamente ad illustrare la nostra mousse bouche, che si compone di questa scalinata che conduce all'entrata del nostro ristorante con la tipica porta rossa, prosegue con la mano dello chef che vi accoglie e va a chiudere con questa melanzana che, alzando il tappino, racchiude una bevanda che vi consiglio di bere alla fine di questa piccola degustazione per preparare poi al palato la vostra, il vostro piatto. Partiamo dal gradino più basso, abbiamo un maccheron con all'interno una crema di formaggio al cipollotto e caviale. Portiamo questo cilindro avvolto con una sfoglia di carote, all'interno abbiamo una crema di formaggio di fossa con ancora all'interno una crema di pere. Terzo gradino abbiamo una buonissima pizza marinara polverizzata. Ah, si mangia tutto? L'involucro di carta di riso. Ok, continuiamo con la mano dello chef. Abbiamo un vignè con all'interno della crema di melanzana e il miso. Chiudiamo con la melanzana, dove all'interno c'è un bitto di melanzane, salsa di soia e leggermente alcolica. Inizio, grazie mille. Partiamo dal gradino più basso. Un piattamento molto molto bello comunque. Il deastra è originale. Questa qua, sono curioso di provare la pizza così. Cioè, è commestibile questa cosa. Buonissima, non ti piace? È tipo una meringa con la cipolla. Sì. Non mi piace? Se la vuole mangiare lei, per questo me l'ha detto. Però ti dirò, è una portata piccola, quindi... È la pizza questa, è pizza, è la pizza in busta, in bustina. Però in pastana dopo mettere della... non è plastica, però è commestibile, mi ha detto, però... Oh, portatemi altre, è stra buona questa. Vero? Buonissima. Che zio, buona proprio. C'ha di pizza. Di due grossini alla pizza. Sì. Prima portata però approvata al 100%. Comunque questa cosa qui è un po' compromettente qui davanti, eh. Bignè. C'è il sapore del formaggio e della pizza. Ok, allora mi pulisco un po' la bocca. Le mani blu. È un po' salata, non è male. Buono. Comunque sta cosa qui della mano mi fa impazzire. Mi fa paura questa melanzana. Molto particolare, ma non saprei descrivere il sapore. Però è buono, cioè. Comunque il ristorante ha ottenuto il badge di raccomandazione da Restaurant Guru, in base appunto alle recensioni dei visitatori. Quindi cominciamo dall'alzatina, dove troviamo dei cristini friabili di frolla con all'interno un formaggio di pecora e semivari fuori, con faccia all'orino e del pane di grano sonino insieme a delle patate. Prego. Grazie mille. Proviamo la focaccia. Buona. Proviamo il grissino. Non so se sono il formaggio questo. Prova. La cosa che mi ha stupito di più di questi qua sicuramente è il grissino. È molto molto particolare, anche non è quel croccante di qualsiasi grissino, e anche il gusto è diverso, proprio appunto un po' da formaggio. Questo è un piatto che serviamo anche nel metapsicosi, in menù degustazione. La metapsicosi intesa nella trasformazione di qualcosa di migliore, di qualcosa di perfetto, come se fosse una rinascita. Questo è il concetto, in questo caso nella valorizzazione di un unico ingrediente, che è la lumaca di terra, presentarla nel suo habitat naturale. La lumaca viene saltata con del burro di Normandia e una salsa d'anduia, quindi sarà piccante. Poi per rilevare il suo ambiente naturale viene fatto un pane al prezzemolo dal gusto erbaceo e un crumble di fumi dolcini dal sapore del sottobosco. Wow. Grazie. Prego.
mille. È bello come ti raccontano tutte le cose che ti servono. Sì. Che è l'umaca di terra. Ti hanno ricreato l'ambiente in cui è. Wow. Non mangiare l'umaca. Buono. La stessa consistenza delle vongole, della vongola e della cozza, però con un altro sapore. C'è anche questo un po' piccantino. Sono vive? Sì, sono vive. Buone. Sembra la Tati quando mangia un piatto. È buono, non lo descrive. È buono, tutto buono. Ha un sapore strano, però la consistenza sembra tipo quella dei frutti di mare. Non si potrebbe fare, ma faccio la scarpetta. Allora, qui serviamo un risotto, questo è uno dei primi piatti iconici di Valerio. Un risotto mantecato con la prescia in sewa, che è un formaggio fresco genovese, ed è una tagliata di latte vaccino, quindi risulta molto fresco, di gusto, leggermente acidulo. A contrasto viene servito con un giunto di piccione molto denso, molto tirato, che dà tutta la sapidità al piatto. Grazie mille. Assaggiamo. Ci mancherebbe. Io mangio il risotto con la forchetta. Allora, da questo sapore un po' acidino. Ed è anche un tipo di risotto di riso strano. Cioè, è più grosso. Il chicco è più grosso. Non è riso basmati. Sicuramente. Però io da povero di merda devo fare tutte le considerazioni. Anche il formaggio che ci hanno messo è molto buono. Grazie mille. Accompagniamo con questo curry verde, che è un curry arricchito con cicoria e spinacine. Poi servito con scaglie di sale mandorle e un gel al bergamotto che dà un tocco di freschezza. Il secondo è arrivato, dividiamolo. Buono ancora, pure in bocca. Questa cosa che si chiama treta, natura, albero. Abbiamo della bavarese alla liquirizia, alla base di una frolla al cacao, accanto della crema di namelaka. Sopra abbiamo del gel e di calamansi. Quindi io sono un po' nella vita. E con la mascherina davanti si fa fatica a capire quello che dicono, capito? Però... assaggiamo. Sa di liquirizia, però c'è il biscotto sotto, cioè, teoricamente. Buono. Dimmi che non ti piace la liquirizia senza dirmi che non ti piace la liquirizia. Molto buona la liquirizia, sembra tipo arancia e sembra ricotta, e poi sotto il biscotto. È incredibile, hanno messo anche il sale sulla liquirizia, che non è la prima volta che lo vedo. Voto generale esperienza? Allora, voto generale io gli do un voto buono, un 7,5, perché comunque è stato molto buono. E così qui ragazzi, andiamo a chiudere queste coccole. Abbiamo della biscuit di formaggio di fossa con delle gocce di cera di calamansi. Poi abbiamo dei biscottini con del burro di arachidi e della confettura di lamponi e della cioccolata fondente soffiata con delle punte di caramello. Grazie mille. Solo io quando mi spiegano tipo i piatti ci metto mezz'ora a focalizzare quale mi sta spiegando. Quello col formaggio? Sì, ma le cose con le mani si mangiano? No, mangiano con le mani. Non sa proprio come i piedi. Vai. Ma avrei levato questo mandarino. Quello sopra? Cioccolato fondente. Sembra quasi un alveare. Buono. Sa di alcol, sa la menta. Vero? No. Dai, tu ti sei? Devo dirvi sì. Dio, sì, sa di alcol, sa la... Dai. Buono questo. C'è il biscotto sotto che si è rotto in bocca. Invece, cioccolato. Buono, eh? No! L'avevo lasciato Buono! Ma che buono! Ci ha lasciato questo bel formaggio. Comunque, prima che arrivassero questi ultimi dolci, stavamo parlando un voto generale dell'esperienza. E io gli do un 8,5 pieno. Location, ci sono pochi posti, però secondo me va bene così, perché appunto lo chef e anche i due camerieri possono seguire al meglio i clienti che vengono. I piatti erano tutti buoni, ovviamente le portate non erano grandi, perché comunque è un ristorante di un certo calibro. E i prezzi vedremo, anzi no, però già li so in verità. Quanto costava il secondo che abbiamo preso a parte? 45, quindi non spendere 45, 135 euro, che però abbiamo fatto solo 3 portate, che poi ci potrebbe anche stare con quell'esperienza che vai a fare questa. Conto, porta rossa caratteristica, 143. Salve, grazie. Comunque alla fine il conto era di 143 euro perché sono messo anche l'acqua. Non ho capito, perché venivano loro e riempivano da bere in verità. Cioè, quando finivi il bicchiere venivano loro e ti riempivano. Non penso che si mettano lì a 8 euro di acqua. Vabbè. Quindi ragazzi, questo video finisce qua. A 15.000 mi piace, come ha detto Gioia, andremo a un ristorante stellato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete vedere altri contenuti del genere, che sono un po' diversi da quelli che porto di solito. E niente, ci becchiamo ad un prossimo video. Bella ragazzi.